La situazione attuale è questa. Ieri pomeriggio il curatore ci ha comunicato che in mattinata ha avuto un incontro col giudice e praticamente hanno deciso di mettere fine all'attività provvisoria del tribunale. Quindi a momenti dovrebbero arrivare le lettere di licenziamento per tutti i 70 lavoratori di Zoe e dell'Andria. Licenziamento è nell'aria, cioè ieri c'è stato praticamente detto via telefono che loro, cioè che la curatela fallimentare voleva chiudere l'esercizio provvisorio. Questo significa 70 lettere di licenziamento. Paradossalmente noi siamo rammaricati del fatto che nessuno abbia incendiato le dell'Andria, siamo rammaricati del fatto che gli animali sono ancora tutti quanti vivi, siamo rammaricati del fatto che nessun operaio fino adesso si è suicidato, perché qua sembra che bisogna succedere per forza una tragedia per far muovere le istituzioni, nonostante le istituzioni fino a ieri sono ancora tutte attivate per risolvere questa situazione. Per Città della Scienza e per altre realtà che vanno difese e aiutate si sono mossi in tanti. Per le Dellandia e per il Parco Zoo non si muove nessuno, eppure le Dellandia e il Parco Zoo, anche nei momenti di maggiore difficoltà, hanno prodotto milioni di euro di incasso, quindi economia su questo territorio. Mediamente Dellandia in un mese incassa intorno ai 200.000 euro al mese. Una media fatta tra i mesi invernali e i mesi ovviamente estivi.